È una partita che temevamo, perché Cassino veniva da due partite giocate bene, molto bene, Monopoli dominando e in casa contro Salerno facendo una gran partita e vincendola in maniera molto, non netta nel punteggio, ma netta poi alla fine dei 40 minuti. E quindi avevamo un gran rispetto di questa squadra perché secondo me è bella allenata e sta facendo molto bene, ha dei giocatori che hanno un gran talento e noi oggi siamo riusciti a limitarli tanto nelle cose che loro volevano fare, abbiamo cercato di negargli la possibilità di attaccare, di creare dei vantaggi che poi riusciva un po' a mettere in ritmo tutto il resto della squadra. Siamo stati molto bravi difensivamente, anche al rimbalzo dove temevo tanto la loro grande presenza fisica di tre giocatori estremamente grossi e alti, anche predisposti al rimbalzo offensivo. Non siamo stati bravissimi, però abbiamo concesso solo 9 rimbalzi. Devo essere sincero, se non ricordo male, solo nel primo quarto, se non sbaglio, ne abbiamo concessi 7 o 8 addirittura, quindi vuol dire che nelle restanti 3 quarti abbiamo concesso un rimbalzo offensivo. Ed era la cosa che poi fondamentalmente temevamo di più e che dovevamo cercare di negare. Lo abbiamo fatto, siamo stati pazienti, siamo andati anche avanti di 20 punti, siamo riusciti a ruotare tutti i nostri effettivi, tutti hanno dato un gran contributo, qualcuno forse limitato dai falli, però ad essere sincero l'approccio difensivo della mia squadra mi è molto piaciuto e dal punto di vista offensivo miglioriamo di giorno, settimana dopo settimana. No, assolutamente sì, devi pensare che il momento peggiore nostro è stato quando hanno fatto sedere il giocatore più importante in attacco per loro. Abbiamo subito un rientro da parte di Cassino quando Gai era fuori. E questa dimostrazione che poi dal punto di vista mentale ogni tanto molliamo anche noi, non abbiamo questa tenuta per i 40 minuti, però dobbiamo cercare di trovarla. Cioè, per arrivare, per andare oltre, per arrivare fino in fondo, non possiamo avere momenti di flessione durante la gara. Dobbiamo cercare di gestirli meglio, perché ci saranno, ci sono sempre, ce l'hanno i nostri avversari, ce l'avremo anche noi, però il momento di flessione va gestito molto meglio. Cosa che invece noi in alcuni momenti non facciamo benissimo. Però, ripeto, siamo alla terza giornata di campionato, cerchiamo di migliorarci col passare dei giorni e delle settimane. Anche alla fine, ti dico in sincerità, non volevo che si finisse in quel modo, voglio una maggiore tenuta, voglio una tenuta in campo per 40 minuti. Sono anche esagerato probabilmente nelle mie richieste, però voglio che la squadra sia sempre sul pezzo, stia sul pezzo, sia sempre pronta e attenta. Fino a quando non fischia la fine della gara, fino a che non c'è l'ultimo secondo, allora a quel punto andiamo agli spogliatoi e ci rialziamo tutti quanti. Ora ogni tanto abbiamo dei momenti di flessione, che è normale che oggi forse ci siano, poi parlare di una partita vinta e comunque gestita per 40 minuti in maniera tranquilla è più facile. Non vorrei parlarne quando perdo una partita perché abbiamo avuto un momento di flessione troppo lungo e probabilmente quello già non ci ha permesso di vincere la gara, quindi dobbiamo cercare di migliorarci anche sotto questo punto di vista. Ma io dico un po' tutti, oggi stiamo un po' tirando il collo a Jack, a Valentini, a Venga, Marco Venga, forse oggi Marco è apparso un po' meno rispetto alle altre due partite, però il suo contributo, stiamo parlando sempre di un 2003, attenzione, siamo dei giocatori giovani, noi partiamo con un 2003 in quintetto. Poi abbiamo le rotazioni con tutti i giocatori estremamente giovani che giocano anche abbastanza e anche tanto. Abbiamo dato un ruolo importante anche a Andrea Bianco, ce l'ha Riccardo Arienti, il quale, devo essere sincero, mi aspetto di più, però ha avuto una settimana non travagliata di più, anzi devo ringraziarlo perché è stato in campo oggi e quindi lo ringrazierò sempre per la sua disponibilità, per la sua voglia. È normale che il ragazzo bisogna allenarsi, anche di passare questo brutto infortunio e anche di non avere fastidi durante la settimana. Sono convinto che questo arriverà. Piano piano poi riuscirà anche lui a far vedere il suo talento, che tanto l'ho già fatto vedere nelle altre partite, oggi un po' meno, però ripeto, il contributo di tutti oggi è importante, sono contento non solo dei giocatori senior che noi abbiamo e che sappiamo che devono avere delle qualità, che devono spingere la squadra perché puntiamo su di loro, hanno esperienze, quindi abbiamo necessità che loro facciano qualcosa in più, ma anche la disponibilità da parte dei nostri under a entrare, a svolgere il loro compito con tanta determinazione, questa è una cosa che apprezzo tantissimo e apprezzo da parte della squadra soprattutto la voglia di incitarsi l'uno con l'altro, e quella forse è la cosa più bella di questa squadra che non porta punti ma porta soddisfazione. Scaricava Valentina Arienti, ripeto Arienti, Bianco e oggi ci mancava,
dovrebbe esserci Wenger, che ormai è diventato un giocatore da quintetto, ma lui nel momento in cui rientra Carenza abbiamo anche Carenza. Oggi ci mancava anche un giocatore per noi importantissimo, ripeto, nella stagione può succedere che ci siano degli infortuni, mi auguro, ripeto, che questo dato che tu adesso hai fatto notare, mi auguro, io penso che si ripeterà anche durante tutto l'arco della stagione. I giocatori che abbiamo preso, che abbiamo scelto insieme al direttore sportivo Antonello Neva, al direttore generale Paolo Rotondi, li abbiamo scelti proprio per caratteristiche, perché fossero complementari con i giocatori senior che avevamo dentro, e questo è stato lo scopo e l'obiettivo di quest'estate, e oggi ne è la conferma che probabilmente siamo riusciti a trovare un giusto equilibrio tra senior e under, e questo ci permette di avere anche tanti punti alla panchina, che è un dato importantissimo, e fatto bene a notarlo e a evidenziarlo. Carenza come sta? Carenza non lo so come sta. Carenza ha un fastidioso infortunio, non ha una grande cosa, però un infortunio molto fastidioso e molto lungo da guarire. Quindi adesso cercheremo in settimana penso che l'unica cura che ha è di stare fermo completamente, perché non è nessuno stiramento, nessuno strappo, ma un fastidio al costato, che è fastidioso da togliere, e siccome il costato poi alla fine tende nel costato, poi alla fine muovendoti, anche respirando o anche facendo un sorriso, facendo qualsiasi cosa, comunque viene sottoposto a stress, lui dovrebbe stare completamente fermo e coricato, e tenere fermo Carenza è dura, ve lo posso garantire. Anzi, non vedo l'ora che rientri in campo, perché fuori dal campo è ancora più pesante, quindi meglio che entra e gioca, almeno si sfoga un po' lì. La verità è che siamo stati sfortunati anche in questo tipo di infortunio. Siamo convinti, sono convinto, che il mio staff medico eccellente è sempre pronto e presente, dai nostri fisioterapisti al nostro dottore. In settimana faremo un tipo di intervento un po' più mirato, vediamo se porterà dei giovamenti immediati o se dobbiamo solamente aspettare che tutto questo passi. Un impatto che volevamo per mille motivi: uno, per prendere fiducia noi stessi sul lavoro che facciamo, perché tu sai bene che poi le vittorie aiutano soprattutto a prendere fiducia sul lavoro che tu svolgi durante la settimana, quindi questo non è altro che tranquillità durante la settimana, credere nel lavoro che si fa, impegnarsi ancora di più addirittura, perché una vittoria ti porta a lavorare ancora più duro. Ed è la cosa più positiva che, devo essere sincero, mi aspettavo, però oggi la previsione è andata anche oltre le mie aspettative, perché abbiamo fatto tre partite, con tutto il rispetto per i nostri avversari, ma dominate. E dove la discussione, il risultato non c'è stato mai. Tranne per un attimo forse a Pozzuoli, ma ripeto, è stato veramente questione di un attimo, anche in concomitanza di due fischi dell'arbitro un po' particolari, voglio dire, però va bene, non discutiamo i fischi, sto discutendo che comunque alla fine nessuna delle tre partite è messa in discussione nei 40 minuti, noi abbiamo fatto delle tre gare veramente importanti, giocando veramente bene. Anche oggi abbiamo subito, se non sbaglio, 69 punti, mi pare che siamo nella media di canestri subiti nelle tre gare, mi pare che fossero 67 se non sbaglio, se non vorrei ricordare 57, 67, una cosa di questo genere, quindi comunque siamo nella nostra media. Partire bene è importante per noi, come ti dicevo prima, per la nostra fiducia, per acquisire fiducia, partire bene è importante per il mio presidente, per gli sforzi che ha fatto, per l'impegno che ha fatto, per gli sponsor che noi abbiamo, che si sono avvicinati alla nostra squadra, ed è importante partire bene per il nostro pubblico, perché noi abbiamo necessità e bisogno che questo diventi un fortino a tutti gli effetti. Io ripeto sempre che certe volte si dice: ma il pubblico non vince le partite. Non è vero. Ci sono alcune partite che le vince proprio il pubblico, con la loro presenza, con la loro pressione, con il loro incitamento. Questo può capitare nelle volte in cui tu forse non fai una partita perfetta. E allora lì abbiamo bisogno realmente di qualcuno che ci spinga ad andare oltre il limite della partita che stiamo disputando e non disputando bene. Quindi abbiamo necessità che loro arrivino e si facciano sempre di più sentire, come hanno fatto oggi e nell'altra partita, la partita precedente. Mi aspetto sempre di più, è un compito nostro. Lo sappiamo che il compito è nostro, vincere infiamma gli entusiasmi e far ritornare anche la gente al palazzo, ed è quello che abbiamo bisogno per arrivare fino in fondo e di parlare, ecco, di tirare via quel sogno dal cassetto che ho detto in settimana. Vediamo un po' se riusciamo a tirarlo fuori. Io ce l'ho fuori, tanto sognare non costa nulla, è anche bello farlo.